Pirlo, è dura la vita di un allenatore, naturalmente non era facile per lui alla prima esperienza. Ma non era facile, però è una cosa talmente stimolante che assolutamente, diciamo che Andrea non poteva dire di no in una situazione del genere. L'esperienza serve molto nei momenti di difficoltà, magari si sperava ne avesse un po' di meno per la sua crescita da allenatore, invece ne ha avuti tanti e quindi c'è stato. Però io credo che alla fine Andrea diventerà un grande allenatore, lo diventerà con il suo percorso, lo diventerà anche attraverso magari qualche difficoltà che ha incontrato quest'anno, ma è fondamentale quello che lui sa del calcio e quanto ama il calcio. Ci sono i talenti, evidentemente bisogna anche allenarli in un certo modo. Qual è il pensiero di Demetrio Albertini? Che è un paese che sinceramente si dice sempre che è un paese non per giovani, si ha sempre paura di lanciarli, i dati diventano, la lettura dei dati diventa una cosa oggettiva, solo il 5% è cresciuto nei nostri settori giovanili, dovremmo ritornare, però lo continuiamo a dire, a investire, non solo investire nei settori giovanili, ma a poter veramente creare una filiera affinché possano alimentare quello che è poi i giovani talenti all'interno delle squadre nostre professionistiche. Io lo dico da sempre. Non è vero, ci si nasconde dietro alla frase quest'anno i talenti non ci sono. Io dico sempre che i Totti, Del Piero, questi giocatori, Mancini, questi arriveranno sempre con grande talento, giovanissimi. Poi ci sono tutti gli altri che arrivi con il lavoro, con un percorso e vieni valorizzato quello che è il lavoro e il talento di ognuno che arriva in Serie A. Diciamo che è una questione più di metodo, secondo Albertini? Personalmente penso di sì, perché non è possibile che non siamo un paese che oggi non ci siano più talenti per così tanto tempo. Quindi io credo che è una questione di metodo.